Sì, molto interessante, vero? Poi dopo questo finiamo di guardarlo. Tizio, allora, io penso che le cose stiano proprio al contrario. Cioè, quando gli scienziati, filosofi, matematici, attribuiscono ad altri, a delle persone illustri, la paternità delle loro idee, delle loro invenzioni, delle loro opinioni, non stanno in realtà, non sono magnanimi. Quando fanno così, in realtà è per due ragioni principalmente: primo, per farsi capire, e secondo, per far accettare le proprie idee. Cioè, non lo fanno perché sono di buon cuore, ma lo fanno perché hanno a cuore quello che vogliono dire. Quindi per farsi, sai, se lo dicessero semplicemente loro, magari potrebbero incontrare delle maggiori resistenze. Invece se, sai, è un'ottima strategia retorica quella del dire: guardate che io in realtà non sto dicendo niente di nuovo, sto dicendo quello che queste persone qui anticamente dicevano, persone autorevoli. Poi sono state dimenticate, ignorate, interpretate male, e io semplicemente sono un restauratore di questa sapienza antica. Sai, è una strategia usatissima e che funziona molto bene con le persone. Proprio perché, e qui viene un po', forse un punto in cui siamo in disaccordo, secondo me, i matematici, appunto questi esperti in generale, sono personalmente, eticamente, sono secondo me più dei barbari, cioè sono molto, almeno quelli che ci sono stati finora, per come mi sembra, sono dei barbari, cioè sono molto tribali, cioè sono molto chiusi tra loro, ed essendo molto chiusi tra loro tendono ad avere idee che, cioè tendono a credere che tutto ciò che è oltre il loro orizzonte, oltre il loro orizzonte, che è quello della disciplina di competenza su quel dato argomento, è tutto sbagliato. Quindi tu, per farti capire da loro, devi rimetterti ai loro punti di riferimento. Sai, è quello che ha fatto, tra l'altro, anche Keplero faceva così. Keplero, quando presentava le sue teorie, si rifaceva allo stesso modo ad Ermete Trismegisto. Newton anche Newton faceva una cosa simile. Sai, appunto è una cosa che si fa. E secondo me si fa proprio perché il tuo interlocutore è un barbaro. Cioè una persona che... Allora, c'è una cosa, è una cosa importante distinguere tra citazioni opportune e quelle citazioni invece che sono più... che sembrano degli omaggi, in realtà non sono omaggi, sono dei... sai come chiamare il cugino più grande. La differenza è questa. Questa citazione qui apporta un contributo alla discussione, cioè, secondo me le citazioni sono opportune solo quando rimandano una cosa che ha già a una persona che ha già approfondito quella questione. Invece, quando sono semplicemente buttate lì e poi tu spieghi la cosa in meglio, sai, come delle esegesi, secondo me lì non è importante citare. Però ora non si capisce se dico semplicemente così, perché bisogna capire la distinzione tra due modi importanti di comunicare alla gente, le conoscenze, secondo me. Un modo è questo, un modo è secondo me quello umano, quello naturale, quello semplice, in cui io ho un'idea, ho un'opinione e te la presento a te come un'opinione, non riferendola all'autorità di qualcuno, ma nemmeno alla mia autorità. Semplicemente espongo questa opinione e mi aspetto che tu la prenda per un'opinione, quindi poi la ponga in questione e insieme la discutiamo vedendo se regge o meno le questioni che le vengono sottoposte. Questa è la cosa più semplice, senza riferirsi ad altri. Cioè, tu hai un'idea, la presenti. Se è valida o meno dipende solo dal valore intrinseco di quell'opinione. E dall'altra parte, però, questo non funziona bene, sia per farsi capire, perché spesso non ti capiscono, e anche per farsi accettare, perché o non ti capiscono proprio perché non hanno i mezzi per capirti se tu se ti parli in modo semplice, soprattutto quando uno è iper specializzato. E poi dall'altra parte, sai, perché puoi usare dei termini
troppo semplici per loro. Loro sono abituati a usare dei termini molto più specifici, non specifici perché conoscano meglio la realtà, ma specifici dei loro modelli, cioè che si basano su dei loro modelli che per te possono sembrare certe cose giuste, altre delle inutili astrazioni. Allora, e qui poi di questo ne parliamo dopo. Tu in questo modo non riesci né a farti capire perché appunto non riescono a capirti, oppure magari anche non vogliono nemmeno ascoltarti, sai, sentono una cosa del genere, dicono ok, questo non appartiene ai miei punti di riferimento, e dato che hanno la... di solito gli esperti non sono come la gente tribale che dice, la gente tribale normale che dice questa cosa non l'ho sentita, però potrebbe anche essere vera, però non mi interessa. Un esperto di solito è una persona, ad esempio un matematico, se sente un'idea espressa da uno in un linguaggio e con dei, esprimendo cose che non rientrano nella sua concezione matematica normale, cioè non fa riferimento ai modelli normali, tende a non ascoltarlo nemmeno. Dice no, ma questo non vale nulla. E appunto con i barbari devi fare così. Questo, quindi c'è un approccio semplice con gli umani in cui fai affidamento sulla capacità di ragionare dell'altro. Se una persona sa ragionare, qualsiasi cosa riesce più o meno a interpretarla, perché è lui il fondamento del comprendere se una cosa è valida o meno. Invece con i barbari non puoi ragionare così, non puoi fare affidamento sulla loro capacità razionale. Razionale non vuol dire intelletto, eh? Intellettiva. La capacità intellettiva è la capacità di comprendere una cosa all'interno del... sai, come un computer, all'interno del proprio schema può comprendere, e questo di solito gli esperti sanno farlo. Però la capacità razionale di ragionarci sopra magari non c'è, proprio perché, anzi, spieghiamolo dopo questo. Con questi esperti, come funziona? Tu devi riferirti a un loro punto di riferimento. Devi dire, questa idea qui in realtà non la dico io, non la sto dicendo io, la sta dicendo quello che per te è un grande maestro. Ad esempio, se tu vuoi proporre una cosa nuova, e Darwin aveva detto una cosa vagamente simile a quella che... ma è un'esegesi strampalata la tua. Devi fare questa esegesi strampalata di Darwin per presentargliela. Sai, tutta la storia della filosofia funziona così. Quante persone hanno stravolto Platone, Aristotele, per dire poi le cose che volevano loro. Però non potevano dirle semplicemente perché lì è un mondo molto chiuso, quindi, sai, è una specie di oratorio in cui bisogna dire... sai, anzi, questa cosa qui c'è tantissimo nelle religioni. Sai, nelle religioni, quelle del libro, come la Bibbia, il Corano, si rifanno sempre quelle e poi le interpretano a modo loro. E vediamo adesso, perché secondo me questo è davvero può sembrare umile, ma in realtà secondo me è davvero molto molto scorretto. Cioè, se uno, anziché presentarmi la sua idea, chiama in causa dei lontani antecedenti, delle persone che hanno detto più o meno una cosa simile, in realtà mi sembra che mi stia prendendo in giro, cioè che non creda che io sia in grado da solo di capire se quell'idea è buona o meno. Invece con i barbari devi fare così perché non sanno ragionare. E qui veniamo al punto: perché i barbari non sanno ragionare? Perché di solito gli esperti sono più barbari che... non tutti, però quelli che ci sono stati finora, e tra l'altro anche i non esperti, sono barbari. Però c'è secondo me questa tendenza degli esperti di essere barbari, di essere molto tribali, perché loro si specializzano in un argomento che è stato però impostato da un'altra persona. Quell'altra persona, cioè il loro maestro, era consapevole, più o meno, che lui stava semplicemente trattando di modelli, cioè che il suo era semplicemente un modello, non era la realtà. Però se la tua professione è vivere all'interno di quella disciplina lì, di quel settore disciplinare, di quella specializzazione, tu rischi di prendere quei modelli lì, quelli che erano modelli, e che il tuo maestro sapeva che erano modelli, tu rischi di finire per prenderli per la realtà stessa. Quindi tutto ciò che non è comprensibile attraverso quel modello lì, a te sembra sbagliato, perché poi hai anche la presunzione di saperne più degli altri, sai, perché sei... la tua professione è proprio specializzarti in quello. Sai, capita in tante discipline che... soprattutto in quelle che hanno poco contatto con la realtà, ad esempio nella fisica no. Però
Penso che questa cosa ci fosse forse in matematica, ma negli anni 50, cioè di affidarsi, di credere che i modelli fossero la realtà. In filosofia c'è tantissimo, nell'arte tantissimo, non so, ma ci sono degli esempi, cioè di persone che coltivavano delle tradizioni anche quando avevano ormai perso il loro senso, semplicemente perché il loro modello di riferimento era quello. Anche nelle arti manuali, cioè, ad esempio. Non so, secondo me ci sarà stato, non so, delle tradizioni magari di, non so, di uno che faceva i vasi in un modo quando in realtà poteva farlo in un altro modo, ma semplicemente così gli era stato insegnato perché a quel tempo aveva senso farli in quel modo, ma magari poi è cambiata la situazione, non so. Ci saranno, si troveranno facilmente degli esempi simili. Ora non mi vengono in mente. Ecco, perché ti dico questo? Perché in realtà noi la viviamo quotidianamente questa cosa, cioè noi quotidianamente ci troviamo ci troviamo all'interno di questa linea tra parlare semplicemente alle persone che riteniamo umane, alle persone nella cui ragione facciamo affidamento che abbiano ragione, e dall'altra parte nel dover parlare anche ai barbari. Sai, è una linea di demarcazione secondo me netta, cioè. Ti faccio un esempio che ci è successo qualche settimana fa. Noi stavamo pensando di elaborare un nostro orologio, sai, basando. Perché ovviamente noi avevamo pensato prima di creare un sistema, che tra l'altro anche altri l'hanno pensato, non è che l'abbiamo pensato solo noi, di creare un sistema base 12 in Porlo. Sai, ora sto parlando di base. Uso il sistema base 10 per dire 12, in realtà all'interno del sistema base 12 quello è il base 10. D'ora in poi parlerò usando il base 12. Allora, cioè, questo orologio abbiamo pensato di dividere la giornata, cioè per creare questo orologio, di dividerla in, cioè come i cerchi si dividono così, di solito i cerchi si dividono in quattro, no? In quattro quarti. E allora, la giornata, dividerla. O in 400, cioè in 400 sarebbe stato troppo, in 40 ore. Dividi la giornata in 40 ore. Ovviamente sono 48, usando il sistema base 10. Uso però quell'altro. Sono 40 ore. Le dividi in 4 quarti, quindi sono 10, 10, 10, 10. E poi ci siamo accorti che, ma non è meglio in questo caso, anziché fare come sono adesso gli orologi, cioè che fanno due giri nell'arco della giornata, non è meglio fargliene fare 4? Cioè che fa 10, 20, 30, 40. E poi avevamo pensato anche di farlo partire dal basso, ma questa è un'altra questione. E ci siamo accorti che esisteva già questa cosa, cioè sì, c'è l'orologio italiano, che è proprio un orologio che fa 4 giri, cioè ci sono 6 ore, fa 6 ore, 6 ore, 6 ore, 6 ore, cioè 4 giri nell'arco della giornata. Ovviamente non c'entra con quello. Non è derivato da quello che. Cioè, no, 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 non c'è nessun legame tra il nostro, tra lo sviluppo storico della nostra idea e quello dell'orologio italiano. Però, se noi dobbiamo riferirci a te, che sei una persona ragionevole, sei un umano, ti esprimiamo semplicemente le ragioni vere che ci hanno spinto a fare questo orologio. Che tra l'altro è molto semplice perché. E anche lì è una cosa indipendente. Siamo giunti alla stessa conclusione, cioè, in quel modo lì puoi fare. Hai un'unica lancetta, perché tanto è abbastanza preciso, essendo comunque facendo quattro giri è abbastanza preciso, basta una lancetta per capire se sei il quarto d'ora, se è la mezz'ora, se è in mezzo tra il quarto d'ora e la mezz'ora. E poi tra l'altro noi abbiamo anche pensato di fare il giorno a 40 ore, l'ora a 40 minuti, i minuti hanno 40 secondi. Sai, in questo modo è molto più lineare e coerente al suo interno il sistema. Quindi diventa molto semplice, sai, dire con un'unica lancetta che ore sono. E dall'altra parte, un'altra cosa che proprio coincide con l'orologio italiano è quello di far partire la giornata non a mezzanotte, ma alle 21. Anche lì noi abbiamo deciso di farla partire alle 21 principalmente per una ragione psicologica. Cioè, ci siamo accorti che facendo partire la giornata alle 21, tu consideri la notte
l'inizio della giornata, che è una cosa saggia, sai, di solito si tende a pensare per come è strutturata la giornata, a pensare la notte come la fine della giornata, quindi una cosa in cui puoi fare quello che non sei riuscito a fare durante il giorno. E invece è meglio fare il contrario, così ti riposi e poi sei pronto per la giornata successiva, una cosa più, un approccio più sanguigno alla giornata, mentre l'altro è più melancolico. Invece per l'orologio, anche l'orologio italiano funziona così, fa partire più o meno verso le 21, ma lì è perché c'era l'Ave Maria, facevano partire durante l'Ave Maria. Ovviamente non, le due ragioni sono diverse, la conclusione è la stessa, il punto di partenza è diverso, però noi se dobbiamo riferirci, se dobbiamo rivolgerci a un barbaro e dobbiamo fare, semplicemente farci ascoltare da un barbaro, possiamo dire che se vogliamo restaurare l'orologio italiano. Sai, perché c'era una. Ma sai, con queste persone qua, con i barbari, de devi capire che sono degli esseri vincolati solo alla storia, sono degli esseri. Sai, un po' come gli animali hanno gli istinti, loro hanno il contesto storico, non riescono a uscire dal contesto storico. Quindi, se questa cosa puoi spiegarla soprattutto in italiano, sei in chiave. Guarda che gli italiani avevano trovato l'orologio perfetto, e questo è l'orologio perfetto. Ovviamente, poi aggiungi anche altre spiegazioni, non gli parli solo dell'Ave Maria. Però li tratti come degli esseri storici, perché questo sono i barbari. Però secondo me è una presa in giro, e appunto noi evitiamo sempre di farlo, evitiamo sempre di citare delle persone che hanno pensato cose simili. Un altro caso è nel essere e divenire, lì usiamo i termini di Parmenide anche, ma perché proprio sono corretti. Non è che ci rifacciamo troppo a Parmenide, anche lì quando diciamo barbari, in realtà potremmo dire uomo dalla doppia testa, perché è quello in Parmenide, però è una cosa troppo difficile da capire, troppo angusta, che capiscono magari solo i filosofi, e poi dall'altra parte è anche un modo subdolo di usare Parmenide, cioè l'interlocutore può pensare che Parmenide abbia ragione in questo caso, sottoponendo a un minore sforzo critico la nostra opinione. Invece è bene che la prendano come una semplice opinione, non come nemmeno nostra, semplicemente come un'opinione possibile che può avere anche lui e che quindi è chiamato a migliorare. E anche lì questa cosa di essere e divenire potremmo anche trasporla, sai, potremmo dire, noi in realtà stiamo unendo Parmenide all'induismo e al buddismo, perché l'essere per noi è la coscienza e quindi in realtà Atman è l'essere, quello che per gli indù è Atman è l'essere, e Maya, il velo di Maya, e il divenire. Sai, potremmo fare una cosa così e ci starebbe anche benissimo. Evitiamo di farlo perché ci affidiamo alla ragione dell'altra persona, alla sua capacità di capire le cose per conto suo. Però ovviamente non è escluso che si faccia così, anzi è opportuno che si faccia così quando poi vuoi parlare ai barbari. Quando vuoi parlare ai barbari devi fare in questo modo. E così ti capiscono. Ti capiscono e se non ti capiscono, comunque cominciano beh, possono anche accettare senza capire, ma possono anche non capiscono, ma almeno ascoltano. Diversamente no. Però questa è una cosa, è uno sforzo che a me non piace fare. Cioè questo di mettersi lì a parlare con, sai, mi sembra proprio una cosa scorretta, magari è meglio che faccia qualcun altro. Per questo credo davvero, non è per niente. Cioè, te lo dico da io che mi trovo in quella situazione, non è per niente umile fare una cosa così. È molto meglio parlare con semplicità. E la semplicità, secondo me, è unire. Onore, cioè fiducia in sé e nelle proprie opinioni. All'umiltà, cioè fiducia nell'altra persona. Questo è. Se tu hai onore, sei onesto e dall'altra parte sei umile, ascolti anche gli altri, ti disponi all'ascolto dell'altro e alle sue critiche, allora parli in modo semplice. Appunto, noi evitiamo sempre di parlare in modo complicato, complesso, anche se poi magari è più facile da capire per l'altro. Semplice e facile non sono la stessa cosa. Invece, se devi parlare a un barbaro, appunto, se vuoi parlare facilmente a un barbaro, devi spesso usare un linguaggio complesso e complicato che però sia all'interno del suo sistema. Mentre invece la semplicità può sembrargli incomprensibile. Pensa,
Ad esempio, se tu vuoi parlare a un matematico di certe proprietà della matematica usando le parole tue, che sono in realtà molto semplici, lui magari, che però non sono attestate nei suoi modelli, te le inventi tu, però sono molto semplici e sono funzionali. Lui probabilmente, anzi, sicuramente non ti capisce, non vuole nemmeno capirti, perché lui crede appunto alla bontà dei suoi modelli. Pensa ad esempio se, facciamo finta, non è così. Però il concetto di multiplo non ha nessun senso, si può usare un altro concetto diverso. E tu dici, ok, il concetto di multiplo non ha senso, usiamo un altro concetto. Lì il matematico, almeno, o è un genio della matematica, cioè uno che è proprio consapevole che si tratta solo di un modello ed è molto, ha molta agilità mentale, riesce a capire che un modello può essere abbandonato o sostituito con un altro. Però diversamente sono persone mediocri che ripetono quello che gli è stato insegnato e allora quello non lo capisce proprio. E dai, basta, è durato troppo. Prendi pure. Ancora caldo.